Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Pokémon. Purtroppo oggi sono da solo perché, cioè, in realtà c'è Pikachu in mia compagnia, però Raita ha da fare con Jack su un altro video che vedrete più avanti. Quindi purtroppo oggi sono da solo a registrare il mio Pokémon, il mio amatissimo Pokémon, il nostro amatissimo Pokémon, con un nuovo mazzo, sempre sulla linea dei low budget, perché non tutti possono permettersi le GX tipo Reshiram e Charizard, tipo Mew e Mewtwo. E quindi un altro mazzo budget. Adesso vi mando subito la lista del mazzo e poi iniziamo con le partite. Ecco qui la lista. È un mazzo Spiritomb in versione standard, perché purtroppo molte carte sono uscite, tipo la Barella o comunque l'Umbreon, che quando ti viene messo KO un Pokémon infligge tanti danni. Tipo 130 mi sembra fossero. Quindi è stato rivisitato un po' da me. Ci sono state un po' di variazioni, come Remolga, che principalmente serve per andare il 2x, uno te lo metti in panchina, ti metti l'altro in mano e con le comunicazioni Pokémon puoi switcharlo all'infinito per prendere tutti i Pokémon che ti servono. Ovviamente il Pokémon principale è lo Spiritomb, si infligge 10 danni con l'abilità e in più con un'energia buio infligge 10 danni più 30 per ogni segnalino danno che ha lui sopra. Quindi se lui ha 30 danni e gli dai la cintura frenesia, fa 180 danni e in pratica serve per fare tanto danno con poche risorse, e se ti viene messo KO da solo un premio. Mew serve per i Pokémon, per i mazzi che fanno danno in panchina, visto che i nostri Pokémon hanno tutti poca vita, 60, 60, 60, 80 e 80. E sia contro il Weezing, perché comunque un paio di versioni ancora ne girano ma molto poco, ma anche contro i Pikachu Zekrom, i Pikachu, scusatemi, che fanno 150 in panchina. Noi vogliamo evitarlo, quindi un Mew lo mettiamo. Mr. Mime, che con l'abilità si usa solo per abilità, e dice: i Pokémon del tuo avversario che hanno dei segnalini danno e tutte le carte esse segnate non possono essere aggiunte in mano, perché in questo meta girano molti super recuperi per riprendersi i Pokémon in mano. Quindi basta che siano danneggiati e non possono essere ripresi in mano. E in supporto allo Spiritomb, come altro Pokémon attaccante, abbiamo il Frozzas. Frozzas che fa con un'energia 20 danni. Possiamo scegliere di mettere da 1 a 7 segnalini danno su di lui. Per ogni segnalino danno che ha lui messo in questo modo fa 20 danni. Quindi può arrivare a fare 140 danni. Ma con la cintura frenesia diventa 100-200. E soprattutto è di tipo acqua, quindi contro i Reshizard fa one shot one kill. Vabbè, gli strumenti ovviamente Pokémon Catcher. In comunicazione Pokémon abbiamo già spiegato il perché. Pokémon Gear ormai presente in tutti i mazzi competitivi. Team Reset, non mi ricordo in quanti, in 1x, giusto per controllare un po' la mano dell'avversario, se lui rimane con poche carte premio e noi ne abbiamo, e noi decidiamo di fargli rimescolare le carte che ha in mano. Area del Giudizio 4x, perché noi non giochiamo un Pokémon GX e in questo modo possiamo infliggere danni anche Pokémon in panchina per poi attivare, cioè far funzionare l'abilità del Mr. Mime. Analisi di Big in 2x ha un aiuto fantastico, perché dice: guarda le prime 7 carte del tuo mazzo, puoi aggiungere fino a 2 carte allenatore, quindi o aiuto o strumento o stadio. Molto forte, soprattutto perché ci serve la cintura, se serve l'aria, ci serve un Pokémon Catcher e un po' che Gear per prendere una Camiglia o un qualcosa, anche Camiglia o Lilia in sé. Poi Camiglia e Lilia per pescare. Seminario del professor Elm, il 2x per prendere gli Snorunt, gli Spiritomb, tutti i Pokémon tranne Mr. Mime e Frozzas. Telepathy in 4x si gioca per due motivi: uno per pescare, due perché non si giocano scambi e robe varie, quindi se abbiamo bisogno di sostituire possiamo comunque usare l'effetto di Telepath. Cintura frenesia: se assegnato a un Pokémon, quel Pokémon ha 30 PS o meno rimanenti, questo Pokémon infligge 60 danni in più. Energie sono 4 arcobaleno per gli Spiritomb, così gli infliggono 10 danni extra.
e 7 acqua per i Frozas. Frozas si può usare anche secondo attacco, o più raramente si viene usato perché fa 40 danni e addormenta il Pokémon attivo dell'avversario. Però in certe situazioni, soprattutto se il Pokémon attivo dell'avversario rimane addormentato, può essere utile. Questa è la lista, adesso andiamo dentro con le partite. Ecco il nostro avversario con un mazzo multitipo, acqua, psico, eletto e normale, mi sembra di aver visto. Lancia lui la moneta per decidere chi inizia. Vediamo che cosa sceglie. Entro domani, grazie. Ok, sceglie, vince lui il lancio della moneta, quindi decide lui se iniziare o meno. Quindi attendiamo, visto che è molto lento, e inizia lui. Va bene, per noi va bene attaccare subito perché i nostri Pokémon si caricano molto velocemente. Buona mano, devo dire. Metto subito come Pokémon attivo Spiritomb, perché già dal prossimo turno può fare 70 danni. E ho anche già la cintura in mano, quindi metto giù gli Mr. Mime e gli Snorunt. Ok, e beh, abbiamo già Frozrass in modo che si può già far evolvere da uno dei due Snorunt. Diciamo che pescare Lilia sarebbe fortissima. Quindi lui. Ok. Suicune, Volcanion e ha il Kyurem. Ok. Ah, ok, sì, giustamente. Camillo, lui usa subito Camillo per rimischiare le carte che ha in mano nel mazzo e pescare 6 carte. Tesoro misterioso, scarta una carta, un'energia acqua, prende un Poipole. Quindi ci sono i Naga Naga in questo mazzo. Ok. Comunicazione, mette dentro Giratina. Ah, non era l'acciaio, era normale. Non era normale l'acciaio, scusatemi. Mette dentro Giratina per prendere. Ah, ok, un morto. Ha messo Giratina per prendere Giratina, ok. Vediamo se quando avrà intenzione di passarci il turno o cos'altro vuol fare. Passa il turno, ok, perfetto. Noi peschiamo un Pokémon catcher modificato, può essere buono. Allora, subito abilità di Spiritomb, si infligge 10 danni, gli assegniamo l'arcobaleno, se ne infligge altri 10 gli diamo la cintura. Peschiamo fino ad avere 3 carte, va bene. Usiamo Telepath, rimischio le carte che ho in mano nel mazzo e pesco 5. Ok, perfetto, ancora meglio, bella mano, mi piace. Tengo così per il momento. Attacco, faccio 70. E già iniziamo a fare un po' di danni al primo turno. Ovviamente Spiritomb dà solo un premio. Ed è per questo molto. Perché ha dato lo skateboard da. Ha dato lo skateboard da Kyurem invece che a Giratina, non l'ho capito. Spiritomb dà solo un premio. Cercherò di mettere l'area del giudizio il prima possibile. Quindi lui mi mette un mezzo Pokémon da diventare attivo. Metto uno Snorunt. Ok. Ho usato la subito. No? Mi sono perso che cosa ho usato, ma vabbè. Ultramondo si mette giù il Poipole. Prende il Naganagada, evolve l'altro Poipole che ha messo giù prima. Esatto, prende l'energia dagli scalti e penso la segni al Volcanion, immagino. Ah no, sì, al Naganagada, giusto. Testa si sveglia. Io per fortuna sono messo molto bene, soprattutto con questo Toplek. Perché vado subito ad evolvere. Gioco Camilla. Spero di pescare lo stadio, perfetto. Metto giù lo stadio, guarda, faccio comunicazione. Metto dentro lui, prendo, vedo se ci sono entrambi gli Emolga. Perfetto, prendo un Emolga. Lui mi sta stufando di fare emoticon. Metto giù l'Emolga. Attivo raduno coccoloso, prendo un altro Emolga. Vedete, si gioca Emolga per questo motivo. Tu te lo prendi, lo butti dentro. E ti prendi il Pokémon che ti serve. Al turno dopo puoi già rifarlo. Puoi già riprendere Emolga. Ovviamente, accumulo dispettoso. Accumulo dispettoso. E ora devo fare i conti. Allora, sono 70, quindi devo fare 80, 40, 80, quindi 4. Giusto?
Esatto, perfetto. Il mio Pokémon si farà 40 danni. Prendo una carta premio. Area del giudizio. Ok. Quindi se mi dovessi togliere lo stadio, già il metodo per risostituirlo. Appunto, come ho detto. Ok, attiva l'effetto di Naga Naga. Adesso metto un'energia su uno e un'energia sull'altro. E usare lo skateboard, non può perché non ha energie. Che mi mette ah no, pesca. Ok, pesca. Basta così, penso. Ah, mette giù il Keldeo. E ripesca. Va bene, 6 volte. Keldeo non può subire danno da Pokémon GX. In questo caso non ci dà fastidio perché non abbiamo Pokémon GX. E quindi possiamo già iniziare a fare qualche dannetto. Purtroppo non posso assegnare energia acqua allo spirito. Wow, lui usa il Quagsire. Ok. Quindi va a farmi 110 e scalto due energie. Quindi mi ammazza il Pokémon. Io gli entro con lo spirito già pronto. Ok. Io il turno dopo gli one shotto Kyurem. Però non. Certo, guys. Ah, me lo sostituisce. Non mi interessa, metto dentro Mr. Mime. Non ha capito perché me l'ha voluto sostituire, diciamo. Non ho capito perché me l'ha voluto sostituire. Io avrei lasciato Rai. Perché Rai è un attaccante. Cioè, Frozen è un attaccante. Di Mr. Mime mi interessa poco. Ok, io vado, setto la mia area del giudizio. Faccio l'accumulo dispettoso. Gioco il Pokeghia. Vedo cosa trovo. Camillo, perfetto. Sono indeciso se usare o meno il team reset, ma penso di no. Vado direttamente a usare Camillo. Ok, perfetto, ho pescato un'altra energia. Posso già assegnare altra cintura, evolvere il Frozras. E direi che per questo turno sono a posto. Prendo Remoglio, prendo l'altro Remoglio e attacco. In questo caso mi basta fare così. Faccio 3. 1. No, mi basta uno. Mi basta uno. Perché si attiva la cintura. No, perché? Dovrà attivarsi la cintura frenesia. Ah, si attiva dopo. Scusatemi, spray. Vabbè. Potevo ammazzargli il Kyurem perché pensavo si attivasse la cintura, invece i danni li subisce dopo. Devo fargli 30 e rimaneva con 10 di vita, ma vabbè. Diciamo che non è un grosso problema. Mi ammazzerà il Frozras e gli entrerò con un altro Frozras. A vedere se pesco un'energia e tenere un range di vento gelato. Me lo sostituisce ancora. Guarda, io ti metto dentro Emolio, non mi interessa. Non mi interessa, ti metto dentro Emolio. Tanto, per quel che mi serve. Premier Ball, prende il Suicune. Prende il Suicune. Telepat, sostituisce? No, rimischia. Rimischiando. Pesca 5 carte, può usare l'abilità del Quagsire, esatto, in modo da poter attaccare con Kyurem, ma deve scartare due energie e quindi il turno dopo può riprendere con Naganer. Dovrei fare analisi di Bill e iniziare a togliergli Naganer, ce la posso fare. Quindi lui va a 4, io posso mettere dentro Zul, Frozras e fare l'attacco vento gelato. Però mi servirebbero gli acchiappa Pokémon modificati a me. Quindi Bill. Mi anche questi acchiappa Pokémon modificati. Team Reset e Camillo. Purtroppo sono costretto a fare così. No, ovviamente Team Reset. Lo tengo con 4 carte in mano. E vado ad ammazzargli il Kyurem. Ok. Kyurem rimosso. Pesco la seconda carta premio, comunicazione Pokémon, va bene.
va molto bene. Ok, lui mette su, lui che può farne 100. Devo mettere giù il Mew. Non ci ho pensato, devo mettere giù il Mew in modo che lui non potesse farmi danni in panchina. Diciamo che però non mi dà troppo fastidio. A faggetto Geyser. Però mi conviene mettere giù uno dei due Spiritomb. Vi dirò perché. Perché uno mi sarebbe morto comunque al turno dopo. Mettere altro forza no, perché è ancora full vita, potrebbe fare tanti danni, diciamo. Lui pesca fino a 3 e mette giù il Dedenne. Ok, pesca 6. Dovrebbe aver finito, gli acchiappa proprio modificati. Mi toglierà stadio, va bene, non è un grosso problema. Quindi fa scalta 1, prendere un'energia che ha finito. Lui ha finito le energie, quindi dal momento che rimuoviamo in Nagadel, lui ha finito il suo metodo di riciclare energie. Vapor bomba. Ok. Altra 12. Io metto giù lui. Ok, analisi di Bill. Diciamo che possiamo fare comunicazione Pokémon. Mettere lui nel mazzo e prendere Mew. Ok. Così Mew ci previene i danni in panchina. Allora, io farei Bill. Sì, vedere se c'è il doppio Custom Catcher. Ottimo, perfetto. Ritiro Frozras. Giusto? No, faccio 100 di danno. Sì, ritiro Frozras. E gli elimino il Quagsire. Gli tolgo il Quagsire. Togliendo il Quagsire. Sì. Decido di eliminare il Quagsire. Perché togliendo il Quagsire lui non ha più il modo di mettere le energie davanti al Pokémon attivo. Quindi lui ora mi rientra con lui. Mi ammazza due Pokémon. Ah, ha un altro Wooper. Purtroppo ha un altro Wooper. Quindi vuol dire che ha un altro Quagsire. Quindi lui mi ammazza due Pokémon, prende due carte premio, va a uno. Va a una premio, ok, va bene come mano. Però lui ha già un altro attaccante pronto dietro. Ok, Lilia, va a pescare, fino a 6. Penso di aver perso perché lui ora mi ammazza. No, non puoi infliggermi danni in panchina lui. Però questo Frozras è praticamente inutile. Perché infligge 100 danni. Lui mi infligge 100 danni qui. Io faccio Aria del Giudizio. Faccio Lilia. Spero di pescare un'energia. Perfetto. Metto giù un altro Snorunt. Vado, gli faccio vento gelato per lasciarlo addormentato. Potrebbe essere efficace. Sì, perché se rimane addormentato io guadagno del tempo. Perfetto. Se lui non ha scambi, ho guadagnato un mucchio di tempo con questo croce. Telepatto, ok, ci sta. Quindi vado ad ammazzarmi il Frozras. No, lo ritira, metto dentro. Perché? Potevi direttamente attaccarmi con Nagadel. Non l'ho capita questa. Poteva direttamente attaccarmi con Nagadel in modo da uccidermi il Frozras e tenersi il Volcanion pronto. Poi lui decide di ammazzarmi. Lui. Allora, io vado dentro di questo Snorunt, cioè in questo Frozras, facciamo. Ok, faccio così. Loro mi fanno 80 danni. Se loro mi fanno 80 danni. Ok. 80. Peccato. Però
Peccato perché se avessi pescato. Se avessi pescato il doppio custom catch, potevo mettergli dentro il Keldeo o il Deden e prendere due carte premium. Però dopo che mi sarebbe entrato con qualcun altro mi avrebbe ammazzato comunque. Quindi lui mi fa 80 danni. Io mi fa con Macaposi. Rimarrebbe. Avremmo vinto il turno dopo perché dovevo pescare solo il custom catch e mettergli dentro il Keldeo o il Deden. Vabbè, comunque bella partita, avete visto come funziona il mazzo. E come vedete noi non stiamo giocando molto in questo periodo perché fra fiere varie, Modena Nerd, tornei di Keyforge, che tornerà, prossima settimana tornerà con il video resoconto del Grand Championship. Comunque, avete visto come funziona il mazzo, avete visto la sua potenzialità, cioè comunque ha tenuto testa a un mazzo anche esso low budget, però abbastanza forte. Quindi io per questo video da solo, purtroppo, con Pikachu, mi saluto, mi rimando ai prossimi video, quindi al mercoledì che uscirà il Clash Royale di Jack. E buon inizio di settimana, buon lunedì a tutti e ciao ragazzi!